siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione di... In questo momento siamo invitati a compiere un gesto di solidarietà per sostenere molteplici opere di carità del Santuario di Pompei. Per i bambini, i giovani, le ragazze madri, gli anziani, passeranno i volontari in mezzo a voi. Grazie per la vostra generosità. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, che presiede questa Eucaristia, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Filippo Neri, patrono di questa chiesa locale, il Beato Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli dell'unico Padre, scambiatevi un segno di pace. Thank you.
partecipazione ai tuoi gloriosi misteri, ti rendiamo fervide grazie, o Signore, perché a noi, ancora pellegrini sulla terra, fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Siamo alle ore 12 e Eccellenza Bartolomeo definisce quest'ora, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre, l'ora del mondo, l'ora della supplica. In questi giorni a quest'ora abbiamo fatto l'ora di Trecchina, ma oggi vogliamo allargare l'ora della diocesi di Tursi Lago Negro, la supplica che rivolgeremo ora al Signore per chiedere l'intercessione di Maria per la pace, la gioia e la salvezza di tutta questa chiesa locale. Mi avevano chiesto di essere puntuale alle ore 12, avete notato che stanno suonando le campane. Coloro che hanno il libretto del Vademecum, del contemplare il libretto del rosario, la preghiera della supplica è a pagina 57. Chi invece ha il Vademecum del pellegrino a Pompei, la preghiera della supplica è a pagina 109. Seguiamo tutti la preghiera guidata dal vescovo. Preghiamo insieme, senza correre e senza gridare. O augusta regina delle vittorie, la nostra speranza, e noi ci metti
per le nazioni italiane, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché il Cristo ritorni nel tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Vegliati benevolmente, o Maria, e esaudisci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata in cima, alla destra del tuo figlio, spendendo in ogni libertà su tutti i tuoi grazie. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono gli stessi cieli. E a te, la terra, e le creature tutte sono soggetti. Tu sei il potente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli grandi e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, per giù. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia è la mistica corona che miriamo nella tua mano, ci ispira la fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo, credendo in te, con la grazia che ci crede tra le mani, che oggi stessi da te aspettiamo e sospiriamo grazie. Amen.
riceviamo adesso la benedizione del Signore, anche questa benedizione del Signore è come un regalo di Maria. Quel sì di Maria non ha mai smesso di portare frutti buoni per l'intera umanità e quindi anche per noi. Ricordiamocelo questo. Il sì detto a Dio è un sì che cambia la vita. Il no detto a Dio è un no che orienta la vita in un'altra direzione. Ecco perché non possiamo stare di fronte a Dio in modo incerto oppure equivoco. La Madonna ci insegna il metodo, ci insegna la strada e ci dice di fare come ha fatto lei, come fa lei. Ecco perché il popolo cristiano è devoto alla Madonna. Ecco, di nuovo grazie a voi, sempre così numerosi, sempre così devoti e così attenti e così esemplari nella partecipazione alla vita liturgica. Di nuovo grazie alle autorità, al sindaco, al signor capitano, al signor maresciallo e anche al comandante dei vigili che prima mi era dimenticato di salutare. Veramente grazie di nuovo a tutti voi. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Però mi sa che devono ancora parlare con Guido e il Padre. Eccellenza, sento tutte le esigenze del cuore, mia personale, ma soprattutto saluto e ringrazio di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei, il Vescovo è sempre presente nelle missioni mariane, solo questa volta qui non è venuto. I Vescovi della Campania hanno fatto gli esercizi spirituali, hanno terminato venerdì, impegni in santuario ieri e si scusa in Vostra Eccellenza per non essere qui. È la seconda volta che mi capita di venire nella sua diocesi, la prima volta è stato a Chiaromonte 2 anni fa, adesso qui a Trentina, e veramente abbiamo fatto una bella esperienza. Ieri scherzando dicevo, sono là perché ci hanno rubato il cuore, però soprattutto ho visto dal loro modo di pregare, di testimoniare, che hanno rubato il cuore della Madonna. E quando rubiamo il cuore della Madonna, tante grazie arrivano, perché Maria dona, intercede sempre. Ma a lei le chiedo un altro segno, la sua preghiera, la preghiera per accompagnare la missione mariana del Rosario di Pompei, e lo faccio consegnando le 2 piccoli segni che potranno essere utili per ricordare e pregare per il cammino della Madonna Pellegrina. Due segni molto semplici, la corona, la catena dolce, ma c'è un piccolo stemma, lo stemma della missione mariana, così lei ricorderà, questa è la corona della missione, è un attestato che lei potrà così ogni volta ricordarci di noi e del cammino della Madonna di Pompei. Come grazie, quelle, come quelle della prima comunione. Nel ringraziare e salutare il Vescovo saluto le autorità che sono presenti, le autorità militari, le autorità civili, il sindaco, l'amministrazione, le autorità che vogliono essere qui come segno di partecipazione, ma soprattutto desidero ringraziare Don Guido e tutta la comunità. Siete una bella comunità qui a Trentino, veramente siamo stati bene. Lo scherzo qualche volta ci avete proprio veramente rubato il cuore,
ce ne andiamo con corpi e un po' di nostalgia. Ma dobbiamo prendere degli impegni, caro Don Guido, perché questi giorni devono continuare nell'esperienza della preghiera e nell'esperienza della carità, come partono l'occhio c'è tramandato. Preghiera, rosario, carità, amore verso il potere. E per fare questo consegniamo due segni, un'icona della Madonna e un'icona del Beato Bartolo, che rimarranno qui per ricordare questi giorni, ma per far rivivere questa esperienza nel futuro, insieme anche a un segno esterno, il parroco con la comunità dovrà ricordare su, nella vostra realtà pastorale. E allora i volontari della missione mariana consegneranno le mani del vescovo, poi sarà il vescovo a consegnare a Don Guido un'immagine della Madonna e un'immagine del Beato Bartolo. Innanzitutto, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo,
profilo per la sua presenza qui. Non è una presenza così ordinaria, ma questa presenza vuole essere consegnata al nostro Padre Pastore i frutti di questa missione, perché quello che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo vissuto, è bello che lo mettiamo anche nelle sue mani e nella sua preghiera, perché non vada nulla per tutto. Ma ci sarà occasione per poterne parlare insieme con il Consiglio Pastorale e con il Vescovo per fargli e mettergli al corrente di quanto abbiamo vissuto. Grazie all'amministrazione comunale e al sindaco e alle autorità civili e militari presenti, all'amministrazione comunale perché ci ha dato la possibilità di vivere questi giorni e anche favorire tanti momenti pubblici per questa missione. Ma vorrei dire grazie al Consiglio Pastorale, alle catechiste che hanno collaborato con me per favorire il buon andamento di questa missione. Vi dico la verità, non è stata una cosa facile, ma nemmeno estremamente difficile, perché con la loro disponibilità tutto è stato più semplice. E dire grazie a quanti ci hanno ospitato e hanno ospitato le persone che accompagnavano questa missione, i ristoranti, le famiglie, tutto che si sono dedicati a vivere bene questo momento della missione. E tra i ringraziamenti vorrei fare uno in particolare. Un ringraziamento che merita tutta la vostra coralità, perché è un grazie a Maria. Grazie alla Vergine Santa che è stata con noi per 3 giorni. Voglio dirvi la verità, quando 2 anni fa, perché ci sono voluti 2 anni, eccellenza, per poter vivere questa missione, mi rivolsi a Don Franco per chiedere la presenza del quadro. All'inizio mi sembrò così facile, ma poi, quando la data si avvicinava, mi rendevo conto che mi ero impegnato in qualcosa più grande di me e forse anche più grande delle possibilità della mia parrocchia. La gente risponderà, la gente sarà presente a questa missione, non perché non volevo fare cattiva figura io, ma per fare cattiva figura alla Madonna che ci aveva sollecitato su questo. E adesso, oggi, dopo tutti questi giorni vissuti, mi sono dovuto ricredere amaramente. E devo chiedere forse perdono alla comunità se l'ho sottovalutata in questa maniera. Ci sono stati momenti veramente grandi di partecipazione che non si vedevano da parecchio nella nostra comunità. Nel manifesto che annunciava questa visita io ho voluto vederla come l'incontro di Maria con Elisabetta, Maria che veniva in mezzo a noi con i passi frettolosi e gioiosi che veniva verso noi. Però una cosa singolare portava Maria con sé, ed era Gesù. Lo portava nel suo grembo. E quella visita ad Elisabetta ha fatto rifiorire di gioia quella casa. Ha portato una presenza nascosta ma viva. È una presenza che si è fatta servizio
che si è fatta dura ed è quello che è successo in mezzo a noi, grazie a te, o Maria, perché ci hai portato Gesù. È stato veramente bello poter godere questa presenza. Però c'è una cosa che ha fatto Maria in quei giorni con Elisabetta e Zaccaria. Ha portato sì Gesù, ma dopo 3 mesi è dovuta andare via. Però quando è andata via ha portato nel grembo un Gesù che è cresciuto. E io a te oggi, Maria, dico: facci diventare grembo che custodisce Gesù, un grembo vivo, perché vogliamo che Gesù cresca in mezzo a noi, che cresca l'amore a noi, un amore forte, grande, perché questa comunità ha bisogno della presenza viva e gioiosa di Gesù. Non vogliamo essere una comunità chiusa nelle quattro mura della famiglia di Elisabetta e Zaccaria, ma una famiglia in uscita con te, Maria. E allora vogliamo uscire e portare Gesù agli altri. Sì, le persone che numerose sono venute in chiesa in questi giorni, oggi li dobbiamo andare a trovare nelle loro case, nei luoghi dove vivono quotidianamente. E allora vogliamo accogliere il tuo dono, Maria, nel quadro che ti raffigura. Ti vediamo consegnare la corona del rosario a San Domenico e a Santa Caterina. Ma noi ci piace che tu questa corona del rosario la metti in mano a tutte le famiglie della nostra comunità, perché in ogni famiglia ritorni il rosario, ritorni la preghiera, ritorni l'amore a te. Da parte mia ti prometto che sollecitare, fomentare l'amore al rosario e l'amore del rosario nella famiglia. Rimani con noi, o Maria, anche se la tua immagine parte per Pompei, rimane con noi il profumo della tua tenerezza, della tua carezza di mamma in mezzo a noi. Grazie. Solo una nota tecnica, adesso il vescovo con i sacerdoti, i ministri, farà rientro in sacrestia, mentre voi farete l'ultimo saluto all'icona pellegrina, poi vi portate tutti all'esterno preparando i fazzoletti per lo sventolio e faremo il saluto finale alla Madonna che parla.
cominciamo, aspettiamo all'esterno l'uscita della Madonna, sarà la decorazione. Era Daniele. Prepariamo l'uscita della Madonna. Anna Maria di Signora del Santo Rosario di Pompei, prega per noi.
Santo Rosario, prega per noi. E allora, carissimi, ancora grazie, e daremo l'ultimo saluto alla Madonna che parte, all'icona pellegrina. Io penso che tutti vogliono dare un bacio alla Madonna, è vero? Ma non lo possiamo fare tutti. Lo faranno soltanto alcuni di voi che vi rappresento. Innanzitutto il vescovo, poi il parroco, poi il seminarista, il sindaco, e poi voi farete il bacio col soffio. Sapete come si fa il bacio col soffio? Si dà un bacio sulla manina, così, vedete? Poi si soffia. Va bene? Allora, il vescovo... Il bacio col soffio, chiudiamo lo sportello.